questo tipo di eventi, ma che emozioni suscita? Sempre grandi emozioni, soprattutto quando c'è questo bellissimo scenario della natura, insomma, quindi quando le due cose si fondono insieme, la musica e la natura, danno delle emozioni anche a noi musicisti molto, molto forti. Questa è un'orchestra sommariamente giovane, però composta da tutti professori già laureati, diplomati presso i conservatori pugliesi e non, che hanno già una discreta esperienza, ma proprio questa orchestra, nata nel 2012, ha l'obiettivo di aggregare le risorse del territorio. Se dovesse scegliere fra i brani che saranno eseguiti quello che secondo lei possa rappresentare una mattinata, un evento di questo genere, quale sceglierebbe? Ma sicuramente è molto particolare il mattino di Grieg, proprio perché è al momento del sorgere del sole all'alba e viene da sempre eseguito in questa tipologia di manifestazione. Questo è un evento attrattivo per Trani, è il secondo anno. Qual è comunque l'appeal di questo tipo di eventi? Ma l'appeal di questi eventi lo dice il luogo, ce lo fa il luogo. Siamo immersi nella storia, siamo immersi nella natura, siamo immersi dai profumi del mare e noi mettiamo solamente l'emozione della musica. Questo è quello che facciamo. L'orchestra ha un programma nutrito durante tutto l'anno, questo è uno degli eventi più importanti, credo. Questo è un evento di cartello che abbiamo volutamente fatto e volutamente portato avanti per il secondo anno consecutivo. Cattedrale all'Alba è un evento meraviglioso per la città. Stamattina rappresenta l'amministrazione comunale, la città che vorrei. Eh sì, l'ho sempre detto, la città silenziosa, ma non muta, non immutabile, ma sicuramente una città sussurrata, una città che vive di emozioni. E questo concerto all'Alba, che è il secondo, sicuramente ha donato tante emozioni a me personalmente, ma ho visto l'emozione negli occhi di tutti, perché in realtà questo tipo di eventi ci consentono veramente di curare l'anima. Viviamo in una maniera frenetica, sentiamo rumori, parole, molto spesso non abbiamo la cura delle parole. Orbene, penso che questa musica ci consenta di sollevare l'anima. La musica è importante, però è anche importante presentare il brano attraverso dei testi. Qual è la difficoltà maggiore? Sicuramente l'obiettivo è quello di creare un'atmosfera particolare che possa, insomma, sposare la bellezza del luogo che ospita il concerto. Trani è definita da tutti la perla dell'Adriatico e devo dire che questo scorcio di Trani è particolarmente suggestivo. Pertanto i testi da me stilati accompagneranno il pubblico a gustare le sinfonie che verranno eseguite dall'Orchestra Sinfonica della Provincia Bardo.